Buongiorno, siamo con il professor Umberto Tirelli. Professore, grazie di essere con noi. Raccontiamo delle storie, perché comunque i pazienti con cui un medico convive per un certo periodo poi hanno una storia dietro e il professore ci racconta qualche storia che ha conosciuto nella sua carriera, perché comunque è anche un modo di raccontare la sua avventura professionale umana. Certo, credo che la storia di Maria Grazia è veramente unica, dal punto di vista medico, dal punto di vista di rapporto medico-paziente e di sensibilità del paziente. È raro trovare questo connubio di eventi nello stesso paziente. Fatto sta che questa signora nel 1992, cioè 20 anni fa e oltre, ebbe un trapianto di midollo per un linfoma, per il quale non aveva avuto un buon risultato con i trattamenti di prima linea. A quel tempo il trapianto di midollo era abbastanza innovativo, sperimentale, non era proprio diffuso e noi ad Aviano avevamo un collegamento molto buono con Ravenna, dove Marangolo e i suoi collaboratori, in particolare Loschi, che attualmente è primario di oncologia a Treviso, avevano già cominciato a trattare i pazienti con il trapianto di midollo quando questo era indicato, in particolare nel linfoma e anche nei tumori del testicolo a quel punto a Ravenna. E la signora Maria Grazia andò lì, fece il suo trapianto e poi tornò ai controlli normali perché appunto era considerata guarita. Purtroppo 10 anni dopo è comparso un'altra adenopatia sospetta per essere un linfoma, effettivamente l'esame istologico confermava che era un linfoma, quindi tra di noi pensammo che effettivamente la paziente, Maria Grazia ed io in particolare, pensammo in prima battuta che fosse stata una ricaduta di quel linfoma, dopo 10 anni, ma poteva anche succedere, anche se solitamente linfomi di quel tipo, cioè linfomi ad alto grado di malignità, non ricadono dopo 5 anni, o ricadono molto raramente. Col dubbio che fosse un altro linfoma, il mio dubbio che ebbi immediatamente, portammo i due materiali, i due tessuti del 92 e quelli del 2002 al nostro patologo, il professor Antonino Carbone, il quale li esaminò in dettaglio e disse sono due linfomi diversi. Quindi la stessa paziente aveva avuto un altro linfoma o dovuto ai trattamenti che aveva ricevuto o più facilmente il fatto che era predisposta del linfoma, perché questo era un linfoma che non aveva niente a che fare con il precedente, era un altro tipo di linfoma. E anche qui abbiamo fatto lo stesso procedura del primo, cioè abbiamo fatto un trattamento, purtroppo non è stato in grado di risolvere definitivamente il linfoma, nel senso che era rimasto ancora presente dopo i trattamenti di prima linea e abbiamo a quel punto passato la paziente a un secondo trapianto che a quel tempo abbiamo fatto ad Aviano, il gruppo della dottoressa Maria Grazia Micheli e il suo gruppo del Dipartimento di Chirico, e l'abbiamo trattata ed è guarita praticamente anche di questo secondo linfoma. Ora siamo a 10 anni dopo e oltre, e nel frattempo la Maria Grazia ci ha lietato con le sue poesie, poesie molto belle, veramente che toccano praticamente i suoi due periodi principali dei due trapianti e della sua storia di tumore. E io in questa introduzione di questo bel libro, si chiamano Le rose di Elio Gabalo, di Maria Grazia Veronesi, che ancora credo sia disponibile da qualche parte in libreria, e delle edizioni Progetto Cultura. Fare un po' di pubblicità a questo Sì, libro, vale la pena. già di diversi anni comunque fa, che abbiamo presentato a Sant'Onà, che è la città dove vive Maria Grazia. Appunto nell'introduzione dico il connubio imprevisto fra la sua anima delicata e sensibile e due esperienze di chemioterapia ad alte dosi, sempre invadente, aggressiva e tossica, pur di successo, hanno condotto a una conclusione, anzi a due conclusioni, entrambe positive, la guarigione e a questo splendido collage di poesie, anche loro più uniche che rare, gioielli espressi dall'anima di Maria Grazia a contatto con il cancro negli ultimi 20 anni. Certo. Tra l'altro Maria Grazia purtroppo dopo l'ultimo trattamento ha sviluppato come conseguenza una stanchezza cosiddetta cancer related,
quindi non si è fatta mancare niente delle cose che io faccio, per cui anche la stanchezza cronica si è beccata e comunque ci convive abbastanza bene, anche se abbiamo sempre, però di linfoma non c'è più, dei due linfomi precedenti non c'è più traccia, però ci sono le tracce di queste erosi di Leogavaro di Grazia Veronesi. E questo in questo senso fa capire che proprio comunque il percorso di guarigione dalla malattia è anche un percorso umano, perché certo, si fa in insieme caso, proprio, in questo caso abbiamo proprio la dimostrazione, perché il bello di questa poesia è proprio che ricorda, ci sono poesie scritte mentre era ricoverato da Viano, mentre ricoverato da Ravenna, mentre faceva il primo trapianto, faceva il secondo trapianto, dopo nel tempo quello che è successo, la fatica per esempio, il corso della cancer di fatica, della fatica, della stanchezza cronica che vi dicevo, appunto viene ricordato in una poesia. Quindi sono poesie associate alla sua malattia e al tempo della sua malattia. E credo che sia importante anche per voi medici capire anche quale possa essere così il canale in cui un paziente possa aiutarsi, oltre alle terapie. Certo, in questo caso, in questo per esempio, caso, proprio la poesia è stata veramente di grande supporto psicologico alla paziente, in una maniera che noi non capivamo, ma poi dopo abbiamo potuto vedere, proprio perché abbiamo la dimostrazione della bellezza di questo. Certamente nel nostro istituto, per esempio, la nostra direzione sanitaria, da tempo, da anche una ventina d'anni, organizza periodicamente delle mostre di pittura, assolutamente di pittura, ma insomma degli artisti che allietano, diciamo, la nostra vita sia come medici che come pazienti, se così si può dire, con delle opere, diciamo, artistiche, in qualche maniera proprio per supportare e dare un messaggio che, diciamo, l'arte può essere un'arma molto importante, effettivamente lo è, di supporto al dolore e alla battaglia, diciamo, per sconfiggere il cancro, cosa che succede, ma purtroppo anche non succede, e quindi è un connubio con la poesia e l'arte, con il cancro, di notevole importanza. Quindi comunque Maria Grazia è stata anche un esempio per voi anche di capire che comunque oltre alle terapie mediche ci vuole uno stimolo, qualcosa in più che accompagni i pazienti. Certo, è sicuramente importante dare la possibilità ai pazienti di esprimersi e anche di poi poterlo, in questo caso è stato possibile per lei perché è rinata due volte, appunto si dice nella mia introduzione, dopo due trapianti, e quindi per due diverse linfomi, cioè la caratteristica veramente unica di questa storia, che appunto ha permesso a Maria Grazia anche poi di darci questo esempio di arte. Anche tutto sommato di coraggio e di voglia di lottare, per cioè, anche dal tumore, anche dal tumore che dura per così tanto tempo, si può avere un risultato così positivo, che è stato sicuramente terapeutico per lei, anche sicuramente, ma per noi è un esempio, ci ricorda quanto è importante l'arte, anche la poesia, diciamo, come terapia di supporto e come conseguenza poi anche la storia così difficile di due trapianti, tutto quello che aveva dietro, i rischi, la paura, gli effetti collaterali. Stavo dicendo che Maria Grazia ha contratto poi il cancro delle dita, quindi comunque una fatica cronica. Sì, lei di esperienza di fatica cronica, di sindrome di fatica cronica avrà anche tante storie. Certo, ma questo è un particolare tipo di sindrome da fatica cronica, che è quello che compare dopo il tumore, che non è così raro. Soprattutto nei linfomi, come nel caso di Maria Grazia, ma anche nei tumori della mammella, spesso si evidenzia per molti anni, comincia solitamente qualche tempo dopo la fine dei trattamenti e persiste nel tempo. Spesso i medici pensano che ci sia ancora la malattia o che ritorni la malattia, ovviamente stiamo parlando di una patologia in persone che non hanno più la malattia, la malattia è scomparsa, non c'è più. Invece c'è la malattia, chiaro che la stanchezza può essere dovuta, oppure sta facendo un trattamento, evidentemente la stanchezza può essere dovuta al trattamento stesso, ma invece oppure sta continuando a fare per esempio un'ormonoterapia, succede in tumore della mammella, quindi ci possono essere degli effetti tipo stanchezza che può durare molto tempo, comunque durante il trattamento.
invece parliamo di una sintomatologia al di fuori e della terapia e della malattia presente, che forse è simile a mio parere alla sindrome della fatica cronica ed è in questo caso causata da un disturbo immunologico che può essere innescato e dal tumore stesso o dai trattamenti o dallo stress che c'è in questo contesto, ma sta che i pazienti, come Maria Grazia per esempio, accusano una stanchezza, un affaticamento, una fatica, una spossatezza, disturbi della concentrazione, della memoria, dolori muscolari e articolari, una febbricola alle volte, una specie di influenza che persiste nel tempo, che senza che la depressione, perché in questo caso subito si pensa alla depressione, sia una spiegazione, perché penso che sono pazienti, chiaramente avrebbero senso, ma vengono visti dagli psichiatri, i quali escludono che sia una depressione, oppure hanno fatto dei trattamenti antidepressivi, ma non ha funzionato. Questa sintomatologia che appunto alle volte si sviluppa anche depressione, perché ovvio quando uno è in questa situazione di malessere è una conseguenza, certo. E alle volte proprio è peggio, diciamo, la conseguenza, diciamo, di questa fatica rispetto al tumore iniziale che si è risolto ed è guarito, come impatto, diciamo, sulla qualità di vita di questi pazienti, che alle volte dura molto, molto a lungo. Certo. Un esempio di questo fu il presidente emerito della Repubblica Cossiga, che è morto qualche anno fa e che aveva avuto nella sua vita dei periodi di depressione, come lui stesso diceva, si riferì a un programma di Porta a Porta, qui è tutto quanto pubblico, anche rivelando dei segreti professionali, davanti a tutti disse appunto che aveva avuto un periodo di depressione, dopo che aveva avuto un cancro del colon, sviluppò questa cronica, questa fatica correlata al cancro, non fece trattamenti, però solo la chirurgia e solo la presa del cancro gli sviluppò questa sintomatologia che, diceva lui, era completamente diversa rispetto alla depressione. La riconosceva come differente. Differente, e per cui lui era il testimonial giusto del dire che questa non è la depressione. Sì. E mi ricordo che in quella trasmissione di Porta a Porta, dove ero presente anch'io, c'era anche uno psichiatra. Lui stesso allo psichiachiatra che metteva in dubbio diciamo la sindrome della fatica cronica come entità fuori dalla depressione, gli disse proprio: guardi che io ho avuto sia la depressione che la sindrome della fatica cronica post-tumorale, diciamo. Per cui sono due cose che io so ben distinguere, sono diverse. E che è bene invece trattare proprio a parte, perché immagino che in quel momento in cui magari uno ha proprio voglia di riprendere la vita, si trova frustrato dal non riuscire. Infatti non è semplice trattarla, ma alle volte sono dei farmaci, degli integratori, degli immunomodulatori, dei antivirali, in qualche maniera che possono fare stare meglio il paziente e possono anche guarirlo completamente. E Maria Grazia convive in qualche modo con convive con la sua fatica, e pur avendo dei benefici periodici, dei trattamenti, ma certamente ha ancora questa sequela del suo ultimo trapianto, perché il primo non aveva avuto questo problema, il secondo trapianto si sono assommate le due ingiurie sul suo sistema immunitario ed oggi c'è questa conseguenza. E comunque anche questo credo che, non so, ma penso che avremo un secondo libro con un'altra serie di poesie. Che sia anche in questo caso la poesia invece un modo per superare anche la fatica. Glielo auguriamo assolutamente. È già sufficiente questa le rose di Elio Gavalo, che è già sufficiente, ma comunque vedremo in futuro. Aspettiamo magari che invece che possa invece superare anche questo, magari anche proprio con l'aiuto della poesia.